Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Lo sentite? Questo è un gallo molto simpatico. Questo gallo ci accompagnerà probabilmente per tutto il video, ma io farò in modo di tagliare il gallo, così non lo sentirete. Questo video inizia già malissimo. Aereo, cani, tutto insieme, pure il gallo! Evviva! Ragazzi, come al solito vi ricordo, prima di iniziare, di seguirmi su Instagram, proprio per poter avere a che fare con me o per richiedermi dei video, o ancora, se vi va, potete anche menzionarmi mentre guardate un mio video. Mi fa molto piacere. Detto questo, sigla e poi ci diamo dentro col video. Oggi, ragazzi, parliamo di una ragazza, Natalie Holloway, e della sua scomparsa, avvenuta il 30 maggio del 2005. Ad Aruba, una nazione costitutiva dei Paesi Bassi. Aruba è un'isola situata nel Mar Caraibico, al nord del Venezuela, nell'America centrale caraibica. L'isola di Aruba, contrario di tante altre isole caraibiche, ha scarsi rilievi, scarsa vegetazione e infine ha un clima secco. Sono proprio queste caratteristiche che hanno favorito lo sviluppo del turismo ad Aruba. Natalia è scomparsa proprio durante un viaggio post-diploma. Infatti, con lei in viaggio c'erano altri 124 diplomandi della Mountain Brook High School, situata nel sobborgo di Birmingham, in Alabama. Per questo caso è anche stato fatto un film per la televisione americana nel 2009, diretto da Michael Solomon, intitolato semplicemente Natalie Holloway. Il film racconta proprio gli eventi che hanno portato alla scomparsa di Natalie ad Aruba e anche delle successive indagini. Il film non risolve il caso, ma ricostruisce i vari scenari basati sulla testimonianza del presunto colpevole. Ma chi era Natalie Holloway? Facciamo come al solito un passettino indietro. Natalie è nata il 21 ottobre del 1986 da David Edward, detto Dave, e da Elizabeth Ann Reynolds Holloway. Però arriva il 1993, quando i genitori di Natalie divorziano. Così Natalie con suo fratello Matthew cresce con sua madre, Elizabeth. Arrivano gli anni 2000, quando la madre di Natalie, ossia Elizabeth Holloway, si risposa con George Twitty, un uomo d'affari di spicco dell'Alabama. Ed è proprio in questa occasione che Natalie inizia a frequentare la scuola Mountain Brook in Alabama. Natalie, in realtà, dopo il trasloco in Alabama, inizia a crearsi delle amicizie ed in effetti diventa molto popolare a scuola. Lei è una bella ragazza, bionda, simpatica e per di più è anche una brillante studentessa. Pensate che, finito il liceo, riceve una borsa di studio completa per poter frequentare la facoltà di medicina in Alabama. Arriviamo però al termine del liceo, quando Natalie e i suoi compagni organizzano il viaggio post-diploma. I diplomandi, come già vi ho detto, sono 124 ed è giovedì 26 maggio 2005 quando arrivano ad Aruba per far festa. Con loro ovviamente ci sono 7 insegnanti ad accompagnarli proprio per tenerli d'occhio. Ma gli studenti hanno tutti ormai 18 anni e se in Alabama non avevano ancora raggiunto l'età per bere, ad Aruba l'età per bere ce l'hanno e come. Quindi gli insegnanti di tanto in tanto controllano i ragazzi, ma la verità è che possono fare un po' quello che pare a loro. Infatti si sa per certo che l'Holiday Inn, ossia l'hotel che li ha ospitati, ha dichiarato che si erano tenute tra le stanze degli studenti delle feste molto chiassose a base di alcol a volontà e di altre sostanzine. Natalie, ovviamente, non faceva eccezione, beveva dalla mattina fino alla notte. Pensate che le feste sono così tanto chiassose che l'Holiday Inn, l'hotel in cui alloggiavano, dichiara che non avrebbe mai più accettato gruppi di studenti provenienti dagli Stati Uniti in futuro. Natalie Holloway è stata vista per l'ultima volta mentre lasciava un bar di Aruba, il Carlos and Charlie, con un 17enne di nome Yoran. Quindi Natalie, in compagnia di Yoran, attorno all'1:30 di lunedì 30 maggio, si allontanano dal bar per poi salire in macchina con altri due amici di Yoran. Più precisamente, due fratelli, il 21enne Deepak Kalpo e il 18enne Satish Kalpo. La macchina parte, ma non si sa per quale destinazione. Indubbiamente c'è anche da sottolineare che tutti i ragazzi erano olandesi, di conseguenza per loro è molto facile comunicare senza che Natalie capisca una beata fava. Mentre Natalie scompare nella notte a bordo di quell'auto, i suoi compagni di viaggio rimangono al bar e continuano a far baldoria. A questo punto arriva lunedì mattina ed è il momento di tornare a casa. Di conseguenza, tutti gli studenti si preparano e si recano all'aeroporto, ma solo in quel momento si rendono conto che all'appello manca Natalie. Alcuni tornano all'Holiday Inn, l'hotel in cui alloggiavano. In caso Natalie sia rimasta in camera a dormire, ma non la trovano. In effetti, l'unica cosa che trovano
in quell'hotel, nella camera di Natalie, sono i suoi effetti personali. E questo fa presagire una cosa. La ragazza, dopo la serata al bar, non ha mai fatto ritorno all'hotel. A questo punto viene allertata la madre di Natalie, ossia Elizabeth, che la prima cosa che fa è salire su un jet privato con suo marito George e altri due amici per raggiungere Aruba. Da questo momento iniziano le indagini. Le autorità partono con le ricerche, ma non c'è alcun risultato. La mamma di Natalie, ossia Elizabeth, e George, il suo patrigno, la prima cosa che fanno è recarsi all'Holiday Inn. E in questo caso scoprono che un manager dell'hotel ha decisamente riconosciuto dalle registrazioni del bar Natalie che si allontanava con un ragazzo, ossia Joran van der Sloot. A questo punto, per ricevere risposte, la madre e il patrigno di Natalie vanno dalla polizia e danno immediatamente il nome di Joran, dicendo che è sicuro che la figlia abbia lasciato il locale con lui. Ci sono delle prove video evidenti. Quindi cosa succede? La madre e il patrigno di Natalie, con la polizia, si reca immediatamente a casa di Joran, che inizialmente nega del tutto di conoscere Natalie Holloway. Almeno fino a quando noi gli dicono: figliolo, ci sono delle registrazioni chiare che vi vedono insieme, quindi smettila di dir fregnacce. Quindi a questo punto Joran cosa fa? Cambia la versione, ovviamente. Dice che in effetti lui, con Deepak Kalpo e suo fratello, Satish Kalpo, hanno dato un passaggio a Natalie, in effetti. Dicono di averla portata in una spiaggia chiamata Arash Beach, perché detta di Joran, Natalie voleva vedere gli squali. Poi, a quanto dice Joran, Natalie è stata riaccompagnata al suo hotel per le due. Ora, ragazzi e ragazze, io ho fatto qualche ricerchina e a quanto pare ci vogliono circa 25 minuti di macchina per arrivare alla spiaggia dove teoricamente avrebbero portato Natalie per farle vedere sti benedetti squali. La ragazza è stata vista allontanarsi con Joran all'1:30 di notte. Se la spiaggia dista a 25 minuti, com'è possibile che sta ragazza mezz'ora dopo stava già all'hotel? Gli orari non coincidono, ragazzi. Nonostante questo, le ricerche continuano e si fanno anche più intense. Centinaia di volontari di Aruba e degli Stati Uniti prendono parte a queste ricerche. Durante i primi giorni di ricerca, addirittura il governo di Aruba concede a migliaia di impiegati il giorno libero, proprio per prendere parte anche loro alle ricerche di Natalie. 50 militari della Marina Militare dei Paesi Bassi conducono ricerche approfondite lungo tutta la costa. Inoltre, a Elizabeth, la madre di Natalie, viene fornito un alloggio gratuito durante tutte le indagini. Arriva il 5 giugno e le prime persone che la polizia arresta sono Nick John e Abram Jones, due ex guardie giurate già sospettate per diversi crimini. Erano peraltro conosciuti per girare negli hotel cercando una ragazza a cui dare un passaggio. Lascio a voi le interpretazioni, perché io ho letto proprio questa frase e onestamente a me non è sembrato nulla di positivo. C'è però a questo punto da sottolineare una cosa. Le leggi di Aruba permettono l'arresto anche sulle basi di forti sospetti da parte degli investigatori. Quindi di conseguenza possono tenere i sospettati in custodia, ma ovviamente nel tempo gli investigatori devono dimostrare altri fatti e quindi di conseguenza portare altre prove. È per questo che il 9 giugno del 2005, ancora prima di rilasciare le due ex guardie giurate, vengono arrestati Joran van der Sloot e i fratelli Deepak e Satish Kalpo, con la chiara accusa di aver rapito e poi in qualche modo eliminato Natalie Holloway. Arriva il 13 giugno e le prime due persone implicate in questo caso, ossia Nick John e Abram Jones, vengono rilasciati. Venerdì 17 giugno però viene arrestato anche un altro uomo, ossia Steve Gregory Close, un disc jockey. La polizia sostiene sia stato chiamato in causa sulla base di affermazioni di uno dei tre sospettati. E il 22 giugno la polizia di Aruba trattiene anche Paulus van der Sloot, il padre di Joran van der Sloot, che comunque è già al fresco dal 9 giugno. Lo arrestano, lo interrogano, poi però lo rilasciano assieme a Steve Gregory Close, il disc jockey. Arriviamo a lunedì 4 luglio, quando vengono rilasciati anche i fratelli Deepak e Satish Kalpo, mentre Joran van der Sloot è trattenuto in prigione ancora per altri 60 giorni. Da questo momento in poi le indagini si fanno ancora più assennate. Vi sono ricerche per via aerea dell'aeronautica militare che impiegano 3 F-16 equipaggiati con raggi ad infrarossi. Il fine è quello di controllare se c'è qualche pezzo di terra smossa. Forse quella terra smossa può rivelarsi una fossa dove è stato sepolto il corpo di Natalie. Ma ancora, purtroppo, non vi è alcun risultato. Arriva il 25 luglio e Natalie sono ormai mesi che non si trova. La situazione non cambia neanche col finire dell'estate. Anzi, qualcosa cambia. Nei primi giorni di settembre, in prigione, non c'è più nessuno.
Sono stati tutti quanti rilasciati. La verità è che la polizia ha troppi bersagli. C'è confusione, contraddizione e anche incompetenza, purtroppo. Nonostante questo, le ricerche non si fermano. Il territorio non è di certo immenso. L'isola è lunga 32 km e larga 10 e ha solo un'altura. Continuano ad intervenire marine, aerei speciali, reparti cinofili e volontari specializzati del Texas. Passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi. Ma ancora di Nathalie non vi è alcuna traccia. Però una cosa accade. Joran van der Sloot viene liberato. E una volta libero, Joran non sta di certo zitto. Anzi, inizia ad andare ospite in vari programmi TV o a tenere delle interviste in cui dichiara ogni volta qualcosa di diverso. A un certo punto sostiene di essere andato con Nathalie poco a nord dell'hotel Marriott perché la ragazza voleva vedere il faro California sulla punta settentrionale. Joran sostiene che però non sono tornati assieme. L'ha lasciata lì, sulla spiaggia, da sola. E Nathalie è tornata a piedi, in albergo. Ad un certo punto, in un'altra versione, sostiene addirittura che Nathalie voleva fare delle cose un po' bricconcelle con lui, ma lui si è rifiutato e non ha voluto. Insomma, ne inventa una diversa ogni volta, letteralmente. Arriviamo a novembre del 2007, quando un giudice dichiara il caso chiuso. Sembra tutto finito. Se non fosse che nel febbraio del 2008, Joran viene registrato di nascosto da un giornalista investigativo olandese, Peter R. de Vries. E ovviamente la sua versione su ciò che è accaduto la notte del 30 maggio 2005, di nuovo, cambia. Joran non sa chi sia l'uomo che ha davanti, quindi è inconsapevole di essere stato avvicinato da un uomo sotto copertura, che in realtà se lo sta lavorando un bel po', fingendo di essere suo amico. Quindi ad un certo punto Joran vuota il sacco e dice che Nathalie è venuta a mancare semplicemente per un malore e di conseguenza quindi il suo amico l'ha gettata in mare. Il giornalista ovviamente pubblica il video e la registrazione, ma appena le informazioni di Joran arrivano alla televisione, il ragazzo nega assolutamente tutto, sostenendo di aver detto quelle cose solo col fine di impressionare la persona che parlava con lui. La verità è che oggi possiamo avere solo un'ipotesi su ciò che sia successo a Nathalie. Quella dannata notte, la notte del 30 maggio, si presume che Nathalie, una volta salita sull'auto, sia stata portata nell'appartamento di uno dei tre ragazzi. E da lì le cose non si sono concluse bene. Da lì si presume che il corpo di Nathalie sia stato portato nella spiaggia poco dopo l'hotel Marriott per essere poi gettata nell'oceano. Ma certo, è probabile che sia avvenuto, ma nessuno è in grado di provarlo. Joran è fin troppo tranquillo e possiamo dire che oramai si diverte a narrare ogni volta una versione diversa, sempre più assurda, che poi viene puntualmente smentita da lui stesso. Arriva ad un punto però Joran, un punto che oserei dire di non ritorno, perché arriva a chiedere alla madre di Nathalie $250.000 promettendole di darle informazioni su dove trovare la figlia. La madre di Nathalie, Elizabeth, con suo marito George capiscono subito che questa è una balla. Sono ormai anni che Joran continua a raccontare balle, quindi fingono di cascarci in pieno. Usano un avvocato come esca e quando le informazioni di Joran si rivelano false, lo denunciano. Questo credo sia un brutto episodio, che però ne annuncia uno ancora più terribile. Perché arriviamo al 30 maggio del 2010, sono passati ben 5 anni da quando Nathalie è svanita nel nulla. E la polizia di Lima trova Estefany Flores, una ragazza di 21 anni, senza vita. E per di più è nella stanza d'albergo di uno straniero, un certo Joran van der Sloot. A quanto pare i due erano stati visti giocare a poker in un casinò lì vicino. Ebbene, ragazze e ragazze, sì, è proprio lui. Questa volta è sicuro. Joran ha colpito, ci sono delle prove schiaccianti. Iniziano le ricerche perché l'uomo non si trova a Lima, nella capitale del Perù, bensì in Cile. Lo estradano e confessa. È lui il colpevole. E quindi si becca 28 anni di reclusione. Quindi giustizia è stata fatta. Almeno per Estefany Flores. Purtroppo neanche gli investigatori peruviani trovano qualcosa che possa collegare Joran alla scomparsa di Nathalie. Questo, ad oggi, è un cold case, anche se il colpevole sta attualmente scontando la sua pena a Chailapalca, un carcere peruviano. Detto questo ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video, spero che questo video possa essere stato per voi di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.